Un grazie all'ingegnere Antonio Ferraro che ha svolto a titolo gratuito, pagandosi anche di tasca sua l'assicurazione, sottolinea Napoli, il compito di gestire Salerno Pulita centrando quegli obiettivi strategici che erano alla base del suo mandato, che erano la stabilizzazione dei lavoratori assunti con contratti non a tempo determinato, l'ottimizzazione del servizio e l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale. Sul suo successore, ha detto Napoli, nessuna fretta, Salerno Pulita è pienamente operativa. Sul capitolo opere pubbliche il sindaco di Salerno è partito dal ripascimento, si va avanti e si sta per arrivare al piatto forte, dice Napoli, il ripascimento che interesserà la parte centrale del litorale cittadino fino a spiaggia Santa Teresa. Un appello ai cittadini poi, soprattutto a chi ha confuso i nuovi arenili con aree per lo sgambamento dei cani. Le spiagge servono ad altro e non agli amici a quattro zampe. Il progetto per l'alta velocità non penalizzerà più Salerno, fa sapere sempre Napoli, che ringrazia l'impegno su questo fronte del deputato Dem Piero De Luca. Salerno avrà un hub nel comparto trasporti di primo livello. Si va avanti con l'aeroporto, che sarà raggiunto anche dalla metropolitana leggera, e continuano le operazioni di escavo del porto commerciale, che consentiranno l'attracco di navi di maggiore stazza. Bene anche per quanto riguarda i lavori di Porta Ovest, che risolveranno il problema di congestione del trasporto su gomma. Risolti poi i problemi per l'avvio del cantiere, che riqualificherà il corso cittadino fino a piazza Porta Nova ed è in fase di progettazione con finanziamento della Regione Campania e la riqualificazione del parco del Mercatello. Firmata anche la transazione che consentirà di aprire il nuovo parcheggio realizzato sul Trincerone, lato ferrovia, imminente quest'ultima, dice sempre Napoli. Infine, per quanto riguarda i costoni di Montebellaria e della strada Salerno-Vietri interessati da frane, si è alle fasi finali della messa in sicurezza.